Le città di Pesaro e Ascoli nelle Marche rientrano tra le 23 località che hanno presentato la candidatura per la Capitale Italiana della Cultura 2024. La commissione, composta da esperti del mondo della cultura, delle arti, della valorizzazione territoriale e turistica, il 1 febbraio comunicherà i 10 progetti finalisti che saranno invitati alle successive audizioni pubbliche che si svolgeranno presso la sede del Ministero della Cultura. Il Comune di Pesaro, in attesa del verdetto, ha presentato il programma del quartiere 5, vincitore del bando Capoluogo della Cultura, edizione gennaio-giugno 2022. Il titolo Quintus, molto simpatico e amicante, che rappresenterà appunto per i prossimi 6 mesi il quartiere capoluogo della cultura per la città. È un gioco, una competizione che ci siamo inventati ovviamente per affiancare la corsa più grande e un po' più impegnativa anche della Capitale Italiana della Cultura 2024, per cui avremo un primo verdetto il 1 febbraio se saremo o meno nella shortlist, ma di già il programma di Villa Fastigi, Villa Secolini è stato raccontato nel percorso di candidatura e il programma di questi 6 mesi del quartiere 5 diventa parte integrante del programma di svolgimento di Pesaro 24, quindi una simbiosi totale tra una progettazione che viene dai quartieri ed è centrale per noi questa cosa perché è uno dei tasselli che vorremmo mantenere. Non solamente abbiamo messo a bilancio risorse per questo tipo di bando fino al 2024, ma anche perché riteniamo che vadano come vadano, insomma, le grandi competizioni nazionali, progetti come questo rimangono.